È arrivato il gran giorno, quello della finale. Entrambe daranno il massimo per portarsi a casa la Coppa. Questo è poco ma sicuro. Lo stadio metropolitano ha aperto le porte in tutto il suo splendore. Benvenuti amici, da parte di Pierluigi Pardo è tutto pronto allo stadio metropolitano per questa fantastica finale di UEFA Champions League. Si gioca in un clima di grande festa, di enorme tensione. Un saluto affettuoso ovviamente anche al mio partner di questa telecronaca, Lele Adani. Si gioca tra Manchester United e Bayern Monaco. La finale della UEFA Champions League è l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, Vediamo con l'aiuto della grafica l'11 di partenza del Man U. Vedremo se ricorreranno anche oggi al pressing asfissiante che già si è visto in altre occasioni. Sono pronto a scommetterci, Pierluigi. Hanno dimostrato una grande organizzazione e un'ottima tenuta fisica, fondamentali per sfruttare al meglio questa tattica. Occhio però a non esagerare, per non restare in riserva prima del tempo. Vincere la UEFA Champions League ti proietta di diritto nell'elite del calcio europeo e mondiale. Ti offre un posto per sempre nella storia di questo sport. Lo sanno i giocatori, lo sa il pubblico e siamo pronti anche noi. Spettacolo, incertezza ed emozione. Sì, emozione che condividiamo anche noi qui in cabina e che cercheremo di trasmettere via microfono. Quando si parla di spettacolo, questa in ambito calcistico è l'espressione più alta del termine. Questa è la formazione di partenza del Bayern. In porta c'è Manuel Neuer, Kimmich insieme a Tolisso in posizione di mezzala. Davanti la fisicità e l'esperienza di Lewandowski. Finale della UEFA Champions League è cominciata, 90 minuti o forse di più per decidere chi salirà sul trono d'Europa. La gioca profonda, testa alta, prova il cross, la spazza via. Gnabry, riflettori puntati su Lewandowski, uno che sa fare gol e sa anche vincere le partite. Il suo rullino di marcia è impressionante ultimamente, Pier. 4 reti nelle ultime 3 uscite. Potrebbe crossare. Guadagnano dunque un corner. Sceglie il tocco corto. Ha un'occhiata in aria, la mette in mezzo. Conclusione da dimenticare, colpo di testa che finisce lontano dalla porta. Che occasione, Pier. Poteva segnare un gol facile, ma ha sprecato malamente. Maguire. Cristiano Ronaldo. Sancho cerca di scavalcare la difesa con questo lancio. C'è spazio per andare. Allontana qui il pallone. Sancho, conclusione sporcata. Thomas Müller, il tocco per Gnabry. Buona circolazione di palla, non hanno freno. Occhio al tiro, perdono il possesso del pallone. Alex Telles, il tocco per Varane. Cristiano Ronaldo,
McTominay. Bruno Fernandes. Fred. Il tocco per Sancho. Diogo Dalot. Ci sono metri per andare. Occhio a Jordi Sancho. Anticipa tutti su questo cross e spazza. Fred. E c'è il pallone in rete. Il vantaggio del Man United in questa finale di UEFA Champions League. Tifosi dei Red Devils impazziti. Sentono il traguardo più vicino. Da apprezzare meglio con questo replay il paziente giropala che ha portato il gol. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Serie prolungata di passaggi fra i giocatori del Bayern. Il Bayern prova a spingere in avanti. Occhio all'azione del Bayern, norma del vantaggio. Ecco Gnabry. Possesso palla interrotto. Possono ripartire, attenzione. Bruno Fernandes. Sancho. Occhio a Bruno Fernandes. Attenzione a CR7. Parata eccezionale questa. Giusta la decisione dell'arbitro che non ha interrotto l'azione. Adesso mostra il cartellino giallo. Matte corto. Il cross in mezzo di Sancho. E c'è il gol, raddoppia il vantaggio e adesso ovviamente potranno gestire, anche se è presto per giocare col cronometro. Il replay del gol, palla crossata nel mezzo dopo il pallone toccato corto dalla bandierina. Il portiere non ha davvero fatto nulla su questa girata di testa. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Kimmich. Palla per Lucas Hernandez. Kimmich. Scelgono ancora il tiki-taka. Sané. Occhio a Lewandowski. Conclusione respinta. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Kimmich. Scherma il pallone con il corpo. Lascia partire il tiro. Gol che riporta incertezza sul risultato della gara. Il replay ci permette di apprezzare meglio la conclusione con cui ha battuto il portiere da pochi passi. Ha avuto la palla buona e non l'ha fallita. Il punteggio adesso è di 2-1. Si limitano a far girare palla nella propria metà campo e fin qui il gioco funziona. Trend. Efficace qui il possesso palla dello United. Contrasto eccezionale. Lewandowski. Pavard. La gioca su Lewandowski. Gnabry. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. È entrato bene qui con decisione. Siamo arrivati al giro di boa del match. Stiamo assistendo davvero a una bella finale di UEFA Champions League, Lele. C'era il timore che la posta in palio potesse in qualche modo frenare teste e gambe dei 22 in campo, ma fortunatamente non è stato così. Non vedo l'ora che inizi la ripresa, Pier. Mi aspetto altri...
finale della UEFA. Inizia dunque la ripresa di questa finale della UEFA Champions League. Sabitzer. Pallone troppo lungo e pallone recuperato senza problemi dal portiere. Palla in out, si ripartirà con rinvio dal fondo. Questo replay ci permette di apprezzare nuovamente il gol. Diogo Dalot. Ronaldo. Prova a farla filtrare. Efficace qui il possesso palla dello United. Azione interrotta e possesso che sfuma. Azione interrotta. Prosegue l'avanzata. Müller. Guarda il movimento in area. E c'è il gol che riporta il match in equilibrio. Finale che ha ancora molto da dire. Le finali sono sempre partite speciali, Pier. Ricche di fascino, di emozioni, di pathos. Speriamo di continuare a divertirci come abbiamo fatto fin qui. E la regia ci ripropone il replay del gol. Complimenti all'autore del cross. Colpo di testa che ha infilato il portiere imparabilmente. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Occhio a Sancho. Diogo Dalot. Continua il possesso, cercano il varco giusto. Palla in rete e passano avanti. Ed è festa grande dei tifosi sulle tribune. Sentono questa vittoria ancora più vicina. Una conclusione che merita di essere rivista. Potenza, precisione e un pizzico di sana follia. Sembrava impossibile metterla da lì, ma non per lui. Partita che ricomincia col Bayern sotto, vedremo se reagirà. Tocco per Lucas Hernandez. Occhio a Sané. Müller. Servito a Thomas Müller. Il Bayern prova a spingere in avanti. Serie prolungata di passaggi fra i giocatori del Bayern. La legge bene e allontana. Alex Telles. I numeri sul possesso palla evidenziano una certa difficoltà della squadra di casa a sfruttare il fattore campo. Il dato però conta relativamente oggi, Pier. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai. Occhio qui, può concludere. Palla messa giù bene, ma occhio al pressing. Tentativo respinto, ma non allontana. Ha molto spazio per andare. Nessun problema per la difesa che recupera. Müller. Ecco Gnabry. Pallone per Kimmich. Müller prova. Tentativo respinto. Un corner da sfruttare a caccia del pareggio. Occhio al cross in mezzo. Corner che non produce risultati. Occhio perché se ne va. L'ultimo tocco è il suo e sarà dunque calcio d'angolo. Sceglie l'appoggio. Finisce qui l'azione d'attacco. Si gioca a vantaggio United. Gestito male da Kimmich questo pallone.
guadagna metri, occhio al traversone, bravissimo qui il difensore che recupera. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. L'arbitro tira fuori il giallo per il fallo precedente. Tolisso la gioca su Lewandowski. Kimmich, Müller prova ancora il Bayern nei minuti finali. Ecco Gnabry, Müller, niente da fare, gran recupero difensivo. Prova ad andare Lewandowski. Gran palla di Lewandowski, allontana il pallone, ottimo intervento. Ripartono in campo aperto. Difesa avversaria piazzata male qui. Buono qui il recupero da parte della difesa. Sané, Kimmich, occhio a Lewandowski. Ecco Sané, Kimmich, puntuale qui il difensore nel recupero. Ancora 120 secondi alla fine. Occhio, un pallone importante per chiudere la partita, attenzione! Eccolo il gol che potrebbe chiudere definitivamente questa finale. È difficile per gli avversari ipotizzare la rimonta col doppio svantaggio. Del gol che merita di essere rivista, contropiede micidiale direi. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere la rete. Si riparte sul punteggio di 4-2. 180 secondi alla fine. Lewandowski, pallone per Kimmich. Kimmich, occhio a questo lancio, bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Ecco il fischio dell'arbitro, finisce la UEFA Champions League nello United, il Manchester United campione d'Europa. Una stagione formidabile quella dei Red Devils, Pierre. Tante partite sono stati costretti a rimontare, hanno lottato veramente fino all'ultimo minuto anche davanti a delle imprese ardue quasi impossibili, non si sono mai lasciate abbattere dalle difficoltà e ora è giusto che comincino a godersi il trofeo più ambito del calcio europeo. Sono sul tetto d'Europa, questa serata se la ricorderanno per sempre, ed inizia una grande festa che durerà molto a lungo. Ultimi istanti di una stagione pazzesca per i giocatori del Manchester United che sfilano sul palco. Eccolo qui al centro del rettangolo di gioco, tutto il protocollo, il trofeo, le grandi orecchie, la Champions, eccola! Ennesimo capitolo della leggenda dei Red Devils, Pierre. Sempre loro che si ripetono, che ritornano. Questi ragazzi hanno regalato al club di Old Trafford l'ennesimo trofeo della loro grande storia e per ciò che ci hanno offerto durante tutto l'anno direi che è ampiamente meritato per il calcio che hanno proposto, sempre convinti nei loro mezzi. Hai ragione Lele, hanno mostrato grandissima continuità e adesso possono alzare al cielo la coppa. I tifosi sono impazziti sugli spalti, mentre in campo la squadra porta in trionfo la coppa. Il pubblico ha sostenuto la squadra anche nei momenti più complicati, partecipando attivamente alla conquista di questo trofeo. Hai detto bene, Pier,
sono stati il 12° uomo in campo in molti incontri, ora è giusto che possano festeggiare e lo devono fare insieme ai calciatori. È una festa che non sembra volersi fermare, sarà davvero una lunga notte per loro. È arrivato il momento più bello, più atteso, quello delle foto con il trofeo, delle pagliette, dei fuochi d'artificio dopo una stagione lunga e faticosa. Chiusa la vincitori, si portano a casa questo trofeo e adesso è il momento della grande festa.